Marti, cosa stai facendo, amore? Dai biscotti a Pony. Dai biscotti a Pony? Sì. Ma non sarebbero per te quei biscotti lì? Sì, Pepe, Smarty, ma sono di Pony. Ah, sono di Pony in realtà? Sì, li mangia Pony. Li mangia Pony, chissà com'è contento. Sì, è contento, Mamu. Pony che si mangia i biscotti di Natale. Sì, Mamu. Ma non si mangiano i biscotti in cameretta, Smarty? Non si mangiano, Mamu. No, si mangiano di là. Altrimenti qua rimangono tutte le bricioline, vero? Le bricioline, Mamu. Ecco, e non si fa. Senti, ma invece Smarty, visto che Natale è vicinissimo, sta proprio arrivando ormai, cosa hai chiesto alla fine a Babbo Natale? Ho chiesto un pony e una stalla per pony. Un pony e una stalla per pony? Sì. Giusto per non essere troppo monotematici. Pony è ovviamente un componente della famiglia, nonché argomento di molteplici conversazioni. Che cos'è, Mamu? Niente, Smarty. Ecco, lui è piccolo e mangia tutto. Mangia tutto? Sì, lo sai che Matti ha tirato i capelli. Ti ha tirato i capelli, Matti? Sì. Prima? Sì. Allora sei venuta di qua da sola? Con Pony. Ah, con Pony, giusto con Pony. Matti è un po' monellina in questo periodo, anche più del solito. Comunque, Smarty, oggi sei davvero fashion. Fashion. Hai scelto i pantaloni da sola, vero? Sì, da sola, Mamu. Brava, stai proprio diventando una signorina grande. Ma cosa sta succedendo qua? Matti, cosa stai facendo con Danny? Lavo le cappe. Cosa? Lavo le cappe. Matti, cosa stai facendo? Perché gli stai togliendo le scarpine? Voglio cappe, voglio. Come le vuoi tu? Ma tu hai gli stivaletti, Matti? Queste sono le sue. No. Matti, guarda che Danny non vuole togliere le scarpine. Ha freddo poi, altrimenti dobbiamo mettere altre calze o le pantofoline. No, le voglio. Matti. Matti. Allora, queste qui sono le scarpine di Danny e sono grandi per te, Matti. E poi sono le sue, le sta indossando lui perché devi togliergliele. Matti. No, non le mette, Matti. Danny, amore, ti lascio solo 10 minuti e torno che ti hanno già tolto le scarpe. Ma fatti un po' valere, insomma. Danny, tranquillissimo. Non farebbe male una mosca, vero cucciolo? Rimettiamo la scarpina. No, Matti. Matti, ti faccio vedere che queste sono troppo grandi per te. Poi però la smetti con queste cose. Dai, vuoi Matti. Ma Matti ha già le sue di scarpine. Perché vuoi mettere quelle di Danny? Ma Matti, no, lui non cappe. Come lui non mette le scarpe? No, lui no, Matti. Matti ha già le sue. No. Qui abbiamo già iniziato con la gelosia pesante. Matti? Matti fa un capriccio via l'altro. Ogni cosa che fa Danny deve farla anche lei. Ogni cosa che ha Danny deve averla anche lei. A parte che Matti neanche tu dovevi toglierti le scarpine. Comunque adesso ti faccio vedere che queste ti vanno grandi. Così almeno questa cosa non la fai più. Sì, Matti. Guarda come ti vanno grandi, Matti. Guarda, sono tutte vuote queste scarpe. Non ti vanno bene, Matti. Sì, Matti, vuoi queste? No, Matti, quelle lì sono di Danny. Tra l'altro hai anche tu un paio di scarpe blu. Se vuoi mettere le scarpe blu ti porto quelle lì. Ma lascia stare tuo fratello, per favore, Matti. Sono giorni che andiamo avanti così. Metti le scarpe blu. Vuoi mettere le scarpe blu? Togliamo queste? No. Matti, l'abbiamo appena detto. Vieni, Danny, che rimettiamo la scarpina. Eccola qua. Quindi bene? Bravo. Ecco, vedi che a Danny vanno bene? Sono grandi giuste per lui? No. Sì, Matti. No, no. Guarda un po', Smarty, cosa ci tocca fare per evitare altri capricci di Matti. Ci tocca cercare le scarpine blu. Ma dimmi se è possibile. Hai fatto bene a spostarti dalla cameretta. Hai fatto proprio bene, Smarty. Così evitiamo litigi ulteriori, che qui davvero sta diventando veramente difficile la situazione, è vero? Danny, cosa c'è, amore? Cosa è successo? Matti? Matti, perché è il ciuccio di Danny? Matti. No, non è di Matti quello, è di Danny. Questo è il ciuccio di Danny, signorina, non è il tuo. L'hai preso al tuo fratellone. Matti, non si fa.
Cioè, sono andata a prenderti le scarpine, torno, gli hai preso il ciuccio. Ma ci si comporta così? Sì. Allora, aspetta, Matti, ferma. Questo è di Danny, intanto. No, no, è di Matti. Non è di Matti, è di Danny. Matti. No, ce l'aveva lui. No, è Matti, è Matti. Matti, è di Danny. Però guarda cosa ti ho portato, guarda qua. Scarpe blu. Le scarpe blu, sei contenta? Così sono come quelle di Danny, hm? Matti vuoi quelle di Danny. No, non puoi mettere quelle di Danny, Matti. Se vuoi le scarpe blu, metti queste. Altrimenti tieni gli stivaletti marroni. Cosa vuoi fare? Blu. Quelle blu? Qual è il problema con Danny, Matti? Hm? Matti, no, è Danny. Come non vuoi Danny? No, Matti vuoi capire Danny. Matti, te l'ho già detto, non puoi avere le scarpe di Danny. Adesso stiamo mettendo queste che sono blu. Così avete lo stesso colore di scarpe. E direi che è perfetto. Hm? E poi basta capricci. Che oggi veramente, Matti, oggi soprattutto, ma anche i giorni scorsi, non ti sei comportata bene, eh? Non ti stai comportando bene, Matti. Sì. No, non ti stai proprio comportando bene. Ecco qua, abbiamo ristabilito l'ordine. Ordine. Ti piacciono queste scarpe, Matti? Sì, quelle di Danny. Sono come quelle di Danny, ma sono piccole e vanno bene a te. No. Sì, Matti, sì, vanno bene a te. Allora, Matti, e Bubu? E Bubu, non so, l'hai lasciato qui a dormire, Bubu? Sì, dorme. Ah, dorme, ma perché non giochi un po' con Bubu anche insieme a Danny? No, no, non voglio. Non vuoi? Vabbè, allora puoi giocare tu con Bubu, basta che fai la brava, Matti. Anche perché sta arrivando Natale, guarda che Babbo Natale non ti porta niente se ti comporti così, ma proprio niente. Niente. Niente, niente. Porta solo le cose ai bambini bravi. Bravi. Bravi, Matti brava. No, Matti non è brava. Matti è proprio monella, soprattutto in questo periodo. Matti no, Matti è brava. Matti è brava? Se Matti è brava adesso si comporta bene, mi fa vedere che è brava. Mm? Matti è brava. Vedremo. Danny che continua imperterrito a giocare col suo orso, vero amore? Giochi con Teddy? Teddy? Teddy. Giochi con Teddy? Sì, che bello. Questo orsetto è stato davvero davvero apprezzato, infatti ci gioca sempre, un compagno di giochi e anche di nanna direi. Cos'è che hai imparato a dire tu, mamma? Mamei. Mamma? Mamei. Mamma, ci stiamo lavorando un pochino su, vero? E poi quali altre paroline sai dire? Latte, vero? Latte. Latte, bravissimo, latte. Latte. Bravo Danny. Devo dire che non mi va proprio a genio l'idea di lasciarli di qui da soli a giocare. Però qualcuno dovrà pure occuparsi delle faccende domestiche e di Bluebell. Quindi adesso devo fare un paio di cosine, Matti. Danny, dai, giocate da bravi. Non dico insieme perché mi sembra di chiedere troppo, però almeno da bravi. Dai che Smarty, vieni qui a giocare anche tu. No mamma. No? Allora, Smarty rimane di là a giocare con Pony. Voi giocate da bravi qui? Sì. Guarda, ti prendo Bubu. Ecco qua, gioca con Bubu, dai. Lenzuola pulite. Sistemiamole qui. Matti, guarda che ti sento, Dai, fai la brava. Smarty, cosa ci fanno qui per terra le tue scarpine? Non sono per terra, mamma. Sì, Smarty, le lasciate qui. Non ce la faremo mai ad avere una cameretta ordinata. Smarty, stai andando anche tu a giocare di là? Dai, brava. Vai con Matti e con Danny. Smarty, ma che bravo, amore, che sei venuta a giocare con il tuo fratellino. Sì, giochiamo con i pony e con il suo orso. Ma che bravi. Poi state giocando tranquillamente, quindi io approvo assolutamente questa cosa. Quanto a Matti, invece... Matti, dove sei? Matti, Matti. Matti, tu non giochi con loro? No. Cosa stai facendo? Guardato tutto. Vuoi andare sul dondolo? Sì. Vieni qui, Matti, aspetta, aspetta che spostiamo un pochino il dondolo. Ecco qua, vieni su in piedi, bravissima. Vieni qua un attimo, eccoci qua. Eccoti, vai, vai, brava. Eccoti. Attaccati bene, Matti, mi raccomando, attaccati bene. Bubu. Sì, prendo anche Bubu, ecco qua. Matti, ma ti sta cadendo il fiocchetto, amore? Ok.
letto. Ferma, Matti. Ferma. Ferma, ferma. Oh, ecco qua. Guarda, spostiamo bene questi capelli. Eccoci qua. Sono sempre un po' preoccupata quando Matti va sul dondolo perché lei non ci arriva a terra e quindi diciamo che non è stabilissima. Però sono qui a controllarla, quindi direi che andrà tutto bene. Matti voleva vedere i cartoni. I cartoni vuoi vedere? Sì. Dai, 5 minuti di cartoni. Magari anche Danny vuole guardarli con te. Danny, iPad? Smarti anche gli occhialetti, amore. Sì, mamma. Abbiamo preso anche la custodia nuova, è vero? Sì, con gli orsetti. Con gli orsetti come piace tanto a Smarty. Non saranno pony, però a lei piace tanto. È molto molto carina. Dentro abbiamo messo gli occhialetti e anche il pulisci occhiali, vero? Quello super cute con i lama. Sì, mamma. Ferma, Smarty. Ecco qua i tuoi occhialetti. Ci vedi bene? Sì, mamma. Sono belli i cartoni? Sì, mamma. Ti piacciono, Smarty? Danny, ti piacciono? Ti piacciono i cartoni? E nel frattempo è arrivato anche un pacchetto. Per Matti, per Matti. No, Matti, non è per Matti. A parte che tu hai il vestitino nuovo, quello che stai indossando adesso, e anche il fiocchetto. Sono nuovi nuovi. Queste sono cosine nuove per Danny. No, no. Scenate di Matilde a parte. Danny, c'è qualcosina per te, qualcosa di nuovo. Qualcosa per il fratellino. Sì, Smarty. Che bello. Che bello, amore. Che cos'è, mamma? Smarty curiosissima. Adesso vediamo. Wow, mamma. Calzine per Danny. Così, Smarty, non devi più prestargli le tue. Che sennò lui ha il piedino più grande del tuo e poi le allarga tutte. Vediamo un po' come sono. Turchesi, blu, senape e verdi. Beh, direi perfetto. Anche Pony vuole le calze nuove. Anche Pony? Sì. Beh, queste sono proprio perfette per Danny, eh? Abbiamo proprio azzeccato la taglia. Finalmente non devi più mettere sulle calzine piccoline. Cos'è questo? Oh, è un pigiamino! Vediamo, vediamo. Che bello questo pigiamino! Bello, bello! Bello, bello! E ci sono anche i pantaloni, ovviamente. Ti piacciono? E guarda un po' nella scatola. Che cos'è questa? Che cos'è questa? È una salopettina. Ma che bella! Che bella, com'è grande. Mamma mia, Danny, come sei grande. La mega, mega salopette per Danny Joy. La mamma è leggermente in fissa con le salopette, eh? Non si era capito. E la scorta di calze per Danny direi che è stata molto apprezzata. Chi è che sta indossando le calze? Pony e anche l'orso. Pony e anche l'orso. Sì, infatti vedo che qui abbiamo un orso con le calze, un pony con le calze, calze ovunque. Bravo Danny, bravo che hai messo le calze a orso con l'aiuto di Smarty. È stata tua l'idea, Smarty? È stata di tutti e due. Ah, di tutti e due, amore. Beh, molto carini i vostri animaletti con le calze. E tu, signorina, non vuoi mettere le calze a Bubu? No, no. Matti vuole Matti. Matti vuole Matti? Sì, non vuole il fratello. Non vuoi giocare con Danny e con Smarty? No. Matti, tu non devi far disperare la mamma, hai capito? Signorina... Dai, dai che sistemiamo insieme i vestitini nell'armadio. Mettiamo via questo. Brava, Matti. Brava. Dai che sei una brava piccolina in realtà. Fai solo un po' impazzire la mamma. No, no, Matti è brava. È brava, Matti? Che? Vuoi Bubu? Vuoi Bubu? Andiamo a prendere Bubu.